Comandante, parlare di questa giornata e di questo riconoscimento significa che tutto quello che lei ha fatto nel corso del suo impegno come comandante, quindi sulle navi, è stato un impegno che viene riconosciuto e che sicuramente rappresenta un orgoglio anche per noi crotonesi. Sicuramente, come diceva il professore Vega, sono stato il primo crotonese capitano di lungo corso a essere premiato con questo diploma d'onore. Ne vado fiero e sono onorato per tutto questo. È chiaro che dietro a tutto c'è sempre un sacrificio, una carriera. Ho fatto 33 anni di comando di navi mercantili e quindi se sono arrivato a questo punto vuol dire che i sacrifici, e non solo i miei sacrifici, i sacrifici che hanno dovuto fare anche la famiglia, che ho ringraziato come voi potete sentito dal discorso, che senza di loro purtroppo non avrei potuto fare niente.